Quindi ciò che è successo in questi ultimi 20 minuti è che chi di voi è riuscito, si è preso un caffè e qua il computer ha continuato a frullare, non si è bloccato, sta continuando ad andare avanti. Vedete che la CPU sta lavorando al 25-30%, adesso è un po' più del 25% perché c'è anche la registrazione video che mangia CPU. Però se andiamo a vedere il processo Java, lavora tranquillo il suo bel 25% di CPU. Perché 25% e non 100%? Perché questa CPU qua, in particolare, ha 4 core, no? Due reali, con la virtualizzazione, e quindi di fatto ogni processo single-threaded, che non sia multi-threaded, può occupare al massimo 25% di CPU. Poi non vedete un core a 25% e gli altri a 0%, perché poi con lo scheduling di Windows i vari core vengono assegnati a turno, no? Quindi vedete un carico più o meno uniforme. Però se avete processi sequenziali, per quanto sia veloce la vostra macchina, useranno sempre solamente un core, l'equivalente alla potenza di calcolo di uno dei core che avete sulla macchina, no? Quindi le macchine multicore servono se avete più programmi in esecuzione oppure programmi che usino internamente più thread, in modo da poter essere divisi sui più core. Quindi il massimo che sta usando, il massimo della CPU che ha questa povera macchina, sono 20 minuti più che sta girando, ma non ha ancora prodotto un fico secco. E voi direte, ma magari la soluzione non c'è. Purtroppo, 20 secondi di ricerca su internet, ho trovato questo documento qui, ho cercato Night Tour 8x8 e mi è saltato fuori questo. Che è un tour, adesso non l'ho controllato fino in fondo, ma occhio sembra sano, e guarda caso parte proprio dalla casella da cui siamo partiti noi. Quindi non abbiamo scuse. La soluzione c'è e il nostro programma la troverà, sono sicuro che la troverà. Quello che non sono sicuro è di quando riuscirà a trovarla. Ci metterà mezz'ora, ci metterà un'ora, ci metterà 6 giorni. Ma eppure sulla 7x7 le soluzioni le abbiamo trovate, non tutte, ne abbiamo trovate alcune, poi abbiamo fermato il programma, così, in pochi secondi. Perché l'8x8 è così difficile? Sta ancora girando, non ho fermato. E qualcuno riesce a trovarlo. Ma c'è la combinazione di due fattori qua. Uno, che l'8x8 è più difficile del 7x7 perché c'è un esponenziale con un n quadro a esponente. No? Quindi prendere qualche cosa che abbia 7 al quadrato, qualcosa che abbia 8 al quadrato ad esponente, significa comunque moltiplicare la complessità per un rapporto tra 8 elevato al rapporto tra 64 e 49. Quindi ogni volta che aumento di una dimensione della scacchiera, aumento di un centinaio, un paio di ordini di grandezza, la complessità del problema. E poi c'è anche un fatto che forse il nostro algoritmo è stupido. Ma non forse, di sicuro è stupido, ricorsione pura, prende quelle 8 possibili mosse e le prova tutte sempre nello stesso ordine. E abbiamo visto che se sbaglia le prime mosse, prima che riconsideri le prime mosse che ha fatto, deve aver esaminato i milioni di altre mosse. E qui guardate il tour, non so se questo sia ottenuto come. Però vedete, 1, 2, 3, 4, 5, zompetta un po' in qua e là. Le nostre soluzioni, al momento, sta cercando quelle che sono fatte così. 1, 2, 3, 4. E poi probabilmente avrà il 5 qui, adesso non mi ricordo più come era messo il vettore offset, qual era la mossa successiva dopo la prima. Non so se nel tour del cavaliere esistano soluzioni con l'1, 2, 3, 4 messi in questa fila qua, in questa pseudo diagonale. Forse sì, forse no, non ho idea. Se per caso non esistessero con quei primi 4 elementi, e prima che li vada a riconsiderare, li vada a spostare, passano veramente. Nel caso del 7x7 siamo stati fortunati, probabilmente fortunati, che le prime mosse iniziali abbiano avuto, diciamo così, buon esito.
continua a lavorare, non ha ancora trovato nulla, ma troverà prima o poi, dipende solo se abbiamo pazienza, se abbiamo vita lunga, ecco, non ho idea di quanto tempo ci metterà. Due cose quindi, uno, il problema è diventato più grande, due, questo problema lo stiamo risolvendo senza intelligenza, senza alcuna intelligenza, stiamo provando a valutare esaustivamente, quindi in modo completo, totale, tutte le possibili soluzioni. Può darsi che se ci mettessimo un pochino più di intelligenza, riusciremmo a fare delle scelte un po' migliori. Ad esempio, alcune soluzioni non provarci neanche, perché tanto so che da lì non vado da nessuna parte. Vi faccio un esempio: se per caso nella scacchiera saltasse fuori una casella qualunque, vuota, e nelle 8 posizioni adiacenti a questa casella ci fossero già caselle occupate, quella casella non sarà mai più raggiungibile, perché non c'è nessuna casella vicina che, da cui si possa raggiungere quella lì. Ricordate nell'esempietto del 4x4, quando avevamo la casellina in fondo a sinistra vuota e però non ci potevo arrivare, perché tutte quelle da cui si sarebbe potuto arrivare erano già occupate. Me ne sarei potuto accorgere molto prima e fermarmi prima. È solo la prima cosa che mi viene in mente. No? Quindi vorrebbe dire che noi potremmo studiare meglio il problema e trovare delle condizioni di terminazione aggiuntive. Se ho risolto, bene. Ma magari ci sono dei casi particolari, 1, 2, 100, dobbiamo metterci lì a pensarli, a studiarli, studiando il problema, non si può più fare in generale solamente con lo schema della ricorsione, e dire, beh, guarda, però io in questo caso particolare so già dire che non si arriva alla soluzione, perché c'è già qualche cosa che me lo impedirà. Meglio studio il problema, più casi di terminazione prematura, no? Posso costruire. Punti in cui dico, no, qui è falso, lasciamo perdere, noi andiamo avanti da qua, torniamo su, è inutile che esplori tutti i 100.000 casi sottostanti, perché tanto so già che non porteranno a nulla. Quindi questa è una prima tattica. Cercare, man mano che scende la ricorsione, di spendere un po' più di tempo, perché per fare queste analisi, queste ricerche, c'è bisogno di tempo di CPU. Ma spendere un pochino più di tempo in ciascun nodo della ricorsione per cercare, se possibile, di fermarsi prima. Di scoprire prima che mi fermerò, che tanto comunque sono destinato a perdere. E questa è una prima tecnica. Seguendo la terminologia con cui abbiamo chiamato albero questa serie di chiamate ricorsive, questa tecnica si chiama potatura dell'albero. No? Vedo un ramo che comunque da lì sono solo foglie secche, tagliamolo. E è meglio se lo taglio, se mi accorgo che lo taglio alla radice o vicino alla radice, piuttosto che dover tagliare tutte le foglioline e poi tornare su con per volta. La seconda tecnica che ci potrebbe velocizzare la ricerca è quella di essere meno ottusi in questa fine legal move. Se io qua trovo 8 mosse possibili e le provo, tutte 8 fino, o meno 8, fino ad 8 mosse possibili, e le provo tutte così nell'ordine in cui le ho trovate, magari ci sono alcune mosse che sarebbe meglio provare prima, alcune mosse che sarebbero più promettenti di altre. Allora, tanto le devo provare tutte 8, supponendo che siano 8. Ma magari la quinta mi sembra più furba della quarta. Allora la provo prima. Allora, se io riesco effettivamente a riordinare in ogni nodo, a ragionare un po' sull'ordine con cui provare i vari sottotentativi, con dei criteri di buon senso, formalmente si chiama criteri euristici, che non sono criteri esatti, non sono neanche matematicamente so che questo è meglio di quell'altro, che questo arriva alla soluzione e quell'altro no, perché se lo sapessi matematicamente ci andrei dritto e filato. Ma mi sembra che questo sia migliore di altro sulla base dei criteri che mi devo inventare, mi devo creare io studiandomi il problema. E allora vorrà dire che io cerco di spostare, riordinare, no, i rami dell'albero in modo da tenere verso sinistra, cioè i rami che visito per primi,
quelli che ritengo che abbiano maggiori probabilità di portare la soluzione. Poi non ci perdo nulla, nel senso che comunque le soluzioni le devo provare tutte, ma partiamo da quelle che sembrano più furbe. Detto così in astratto è difficile, perché tra questa mossa qua e quell'altra qual è meglio? Non te lo so dire. Bisognerebbe aprire poi i libri e vedere quelli che hanno già studiato questo problema che cosa hanno trovato. Addirittura ci sono, così come c'era il cubo di Rubik o cose di questo genere, sono problemi combinatoriamente esplosivi, ma poi trovavi il libretto che diceva fai questa sequenza di mosse e arrivi alla soluzione. Anche qua ci sono delle soluzioni ODN, lineari, che ti dicono esattamente il criterio, che però è euristico, funziona solamente in quel caso lì, per quel problema specifico lì, che mosse devi fare per arrivare alla fine. Tipo un criterio dice, mi pare che devi fare la mossa, se hai più scelte possibili, muoviti verso la cella la quale ha meno vicini liberi. E pare che con questa regoletta qua trovi subito la soluzione. Quindi dovresti andare tra le varie celle D, no? Per aver fatto il FindMoves, anziché analizzarle nell'ordine della collection, dovrai cercare per ciascuna di queste quante celle libere hai vicino e partire da quelli che ne hanno di meno. Che è un'euristica sensata, no? Sono quelle più vincolate, sono quelle che saranno più difficili da raggiungere in futuro. E siamo scoperto che con questa euristica qua effettivamente pompa, no? Cioè il risultato lo ottieni con un numero di tentativi molto ridotto. In realtà poi c'è, se andate a leggere, l'ho citato su Wikipedia, l'ho trovato in giro, è un problema molto dibattuto questo, è un problema teoricamente complesso, ma praticamente facile da capire. Ci sono poi dei casi in cui cosa fare quando ci sono più celle che hanno lo stesso numero di vicini libri. Allora ci sono la regola, diciamo, di come risolvere i pari meriti. Però i due principi che qua riusciamo a accennare, perché il problema è un problema astratto e troppo semplificato, ma che poi riprenderemo quando tratteremo problemi di ottimizzazione più concreti, due principi sono tagliare prima, scoprire prima che tanto sono destinato a fallire, quindi non vado avanti con la ricerca, oppure, quando devo esplorare più alternative, partire da quelle più promettenti. Secondo una definizione di promettenti che ci dobbiamo inventare. Questi sono i principi, poi di caso in caso bisogna vedere come fare implementare. Per ora non possiamo fare altro che aspettare. Io non l'ho mai visto finire, tanto per dirvelo, quindi, ma non ho mai neanche lasciato girare così tanto, quindi. Nel frattempo, mentre aspettiamo, vi racconto un'altra cosa che può servire in questi casi. Il programma è lento. Ci sta mettendo tanto tempo. Allora uno si potrebbe chiedere, perché? Perché è lento? Detto in altri termini, cosa sta facendo questo programma qua, oltre a consumarmi la mia CPU? Non è facile, dovremmo bloccare tutto, mettere 200.000 timer dentro il codice, stampare videate di millisecondi e poi non capisci più nulla, perché qui siamo... Sai, questa mezz'oretta, mentre chiacchieriamo, lui ne fa di operazioni, non sembra, ma scalda. Allora, esiste uno strumento che quando appunto affrontiamo problemi che richiedono un tempo di CPU notevole, è preziosissimo, che in generale si chiama profiler. Profile, come profilo, profiler. È un profiler, è uno strumento per disegnare, estrarre il profilo di prestazione di un programma. Profilo che cos'è? È l'istogramma di cosa sta facendo, di quanto tempo il programma spende nei vari punti della sua esecuzione. Non l'abbiamo mai installato? Beh, non lo sapevamo, ma c'è già. Nel senso che se voi andate a prendere nell'installazione della JDK, quindi sono, qua sono Windows, quindi Program Files, Java, JDK, non la JRE, quando avete installato la JDK, accesso a tutte le JDK, nella directory bin ci sono un po' di cose che, di cui non ci siamo mai troppo curati, ma ce n'è una che si chiama JVisualVM. È un profiler, non dei più belli, ma sicuramente utile. Questo JVisualVM io adesso l'ho attivo, basta lanciarlo. E oltre a fare pubblicità alla Oracle, sta girando, è sempre il mio ottimizzatore.
Va a fanbale. Sta dicendo per calibrare. Lui dice, devo fare una fase iniziale di calibrazione, quindi chiudi tutti i programmi, così sono io l'unico che uso la CPU. Non l'abbiamo potuto fare, ma fa lo stesso. Avremo dei risultati che sono un po' imperfetti. Perché non sta girando? C'è un problemino, perché io qua... Allora, qua, dentro Applications, dovrei vedere l'elenco delle applicazioni Java che stanno girando. Per qualche motivo vedo Visual VM stessa, ma dovrei vedere anche Eclipse, dovrei vedere anche il mio programmino. Aspetta, fammi vedere di aver lanciato quella giusta. JDK. Non era .6. Il fatto è che no, non è questa, questa è quella vecchia. Sì, vabbè, fai finta. No, no, infatti. E perché non me li fai vedere? Local Java application cannot be detected. Facciamo una cosa, stoppiamolo. Ok, fai così. Niente, volevo farvelo vedere, ma per qualche motivo non riesco. Il problema spesso è che l'avevo provato su questo PC qua. Ah, ecco il problema. Questa, allora, la Java Virtual Machine che fa girare l'applicazione deve essere la stessa in cui gira il profiler. E qua, l'ho detto per ultimo, sta usando questa Java JRS7 Bin, che non è quella del JDK. Quindi devo cambiare il... Run the bug settings. JR installato.
Ero convinto di averlo già fatto questo, anzi l'avevo già fatto, però probabilmente un aggiornamento me l'ha modificato. Program files. Java, JDK 1.7, JRE. Ok. Testo. Ok, ok. Vediamo un po' se adesso va. No. Sia sempre lo stesso. Ok, mi dice questo. Ce l'ho fatta. Allora, il problema è che fare in modo convincere Eclipse e il Java Visual VM e usare la stessa JRE, perché altrimenti non si vedono. Allora, questo è il profiler, vi dicevo. Scusate per il tempo perso. Mi fa vedere qua le applicazioni che stanno girando su questa macchina, in questo caso sono due, il mio Night Move e il profiler stesso, che è un'applicazione Java, e eventualmente è possibile, configurando i permessi, anche vedere applicazioni che stanno girando su macchine diverse, macchine remote. Cosa riesco a vedere attraverso questo? Ci clicco sopra, il profiler si collega con l'eseguibile che sta girando, vedete Process ID 2888, il processo che sta girando, mi fa vedere cosa sta facendo, di fatto qui sono la classe che sta eseguendo, il computer su cui sta lavorando, eccetera, eccetera, ma qui è solamente un overview generale. La funzione monitor mi fa vedere cosa sta facendo il programma, quanta CPU sta usando, le classi caricate, che di fatto non è che aumentino di molto, sono sempre quelle, sono 16.000 classi, la memoria utilizzata, e vedete heap size e used heap. Heap size è la dimensione dell'heap, quindi la memoria in cui stanno gli oggetti, di cui una porzione è utilizzata e una porzione no, rimane libera e verrà utilizzata man mano. E vedete che qua sale e scende, mentre la ricorsione va avanti e indietro, perché man mano che va avanti la ricorsione creo nuovi oggetti e quando torno indietro questi oggetti non mi servono più. Quindi qua stiamo vedendo che lavora, crea e distrugge oggetti. Il numero di thread in realtà è fisso, perché ci sono 3, vive 10 e 9 sono i demoni, ma è lavoro di Eclipse, questi altri 9, quindi l'unico che sta facendo il lavoro è questo. Vedete che qua ci sono tutti i thread, ma molti sono il profiler stesso che lavora, eccetera, eccetera. Il thread che ci interessa è quello main, dove c'è il nostro main, e sono tutti attivi, vedete che è verde, è sempre attivo, in stato di running. Vabbè, ma questi sono dati tutto sommato poco specifici, ci stanno facendo vedere che fa qualcosa, quanta memoria occupa, quanta CPU occupa e così via. Poi ci sono altre due tab, altre due sottofinestre, che si chiamano sampler e profiler, che sono due modi diversi per calcolare dove il programma spende il tempo. Uno per campionamento e l'altro per analisi diretta. Allora, quello per campionamento è più semplice da capire, dice io voglio sapere dove il programma spende più CPU, oppure dove il programma occupa più memoria, quindi genera più oggetti. A noi siamo interessati in questo caso la CPU. Clicco su CPU e lui comincia a fare campionamento, CPU sampling in progress. Cioè, con una certa frequenza, il profiler interrompe il programma in esecuzione e gli chiede cosa stai facendo? Sono in questo metodo. Okay. Poi, di nuovo, periodicamente, con una frequenza che non vi so dire quale sia, c'è da qualche parte nelle impostazioni, chiede al programma in che metodo sei, in che metodo sei, in che metodo sei.
e il programma risponde. E qua vediamo le statistiche. E poi, facendo una proporzione, è un sondaggio, non c'è. Un sondaggio su un campione di misura. Facendo una proporzione tra i risultati che vengono restituiti dal sondaggio e il tempo di CPU effettivamente speso, prova ad attribuire ai singoli metodi parte di quel tempo. Se si vede che il programma ha esaurito 5 secondi di CPU, o, occhio, 5 secondi di CPU non sono 5 secondi d'orologio, 5 secondi in cui la CPU è stata data a quel processo specifico. In questo caso sappiamo che il processo lavora 25%. Quindi, vabbè, nel senso che il profiler tiene conto del fatto che quel processo non ha l'uso esclusivo della CPU, quindi quando lui non sta usando la CPU ovviamente non conta. Ma se su 5 secondi di CPU lui è stato campionato 1000 volte e 200 di queste volte il programma, quando è stato interrotto, così, si trovava in quella procedura, e beh, il 20% del tempo, quindi il 20% di 5 saranno un secondo, 1000 millisecondi saranno attribuiti a quel. E questo è il risultato di ciò che sta facendo. Lui dice, ok, quando interrompo il programma vedo che Find Legal Moves sembra aver speso 70 millisecondi, 70.000 millisecondi, perdono, quindi 70 secondi, circa il 59% del tempo, e il 41% del tempo invece tra i move. Cioè, quando interrompo il programma, 6 volte su 10 lui sta facendo Find Legal Moves, e 4 volte su 10 sta facendo try move. Quindi mi dà un'approssimazione di ciò che sta facendo il programma. Un'approssimazione perché dipende dal sondaggio. Ok? Qui distingue tra l'altro da due colonne, no, non è, perdono, due colonne, self time. Il self time è il tempo speso all'interno del metodo, escluso il tempo self, escluso il tempo speso nei metodi da esso chiamati. Ma proprio veramente, il programma lo fermate, lo fate un'istantanea, una fotografia, e dite, in quel momento, in che metodo eri? Lì, nel chiamante, nel chiamato, e vai a prendere. Sembra che il programma lavori solamente in questi due metodi, che sono i due metodi ricorsivi, find legal moves e try move, abbastanza equilibrato, no? Così, a spanne. Se guardiamo dal punto di vista di thread, beh, questo non è significativo, perché il nostro programma è single threaded, quindi tutta la CPU è spesa dentro il main, quindi questa altra linguetta non ci interessa. Questo che cosa ci dice? Beh, ci dice che se dovessimo velocizzare il programma, dobbiamo lavorare dentro, ovviamente. Qui non è che sia molto da fare. A volte in alcuni programmi vale un po' la distribuzione di Pareto, no? Ci saranno il 20% dei metodi che occupano, che spendono l'80% della CPU. Questo strumento è utile perché ci permette di avere un'analisi quantitativa, seppur approssimata, di quali siano questi metodi. Non avete idea di quanti programmatori si mettono a ottimizzare, perché il programma va lento, perché bisogna ottimizzare dei metodi che poveretti non c'entrano niente, che magari contano per il 3% di CPU in totale, però loro sono convinti che quello sia il metodo, il motivo per cui il programma è lento. No? Senza andare a vedere, basta fare due clic e vai subito a vedere qual è quello realmente, no? Dentro il quale viene speso il maggior tempo. Ovviamente, più è pesante un metodo, più è giustificato lo sforzo per rendere quel metodo più veloce. Quindi questo è uno strumento quantitativo, cerchiamo sempre di affidarci anche a misure quantitative, non così qualitative o intuitive, perché l'intuizione, soprattutto quando c'è poi ricorsione di mezzo o ci sono alte complessità di mezzo, la nostra intuizione non funziona. Noi ci siamo evoluti in mezzo agli alberi, con le scimmie, e lì quei problemi non c'erano, e quindi la nostra parte intuitiva non è per nulla funzionante su quei campi. Vabbè, questo, dicevo, è una approssimazione basata sul campionamento. Ok?
C'è un altro modo di misurare il tempo speso dal programma, qui lo fermo, che è quello per profiling. Profiling, allora, il campionamento ha il vantaggio che è un metodo non intrusivo. Cioè io ogni tanto vado a vederti, ma non ti disturbo mentre stai lavorando. E di fatto tu lavori praticamente al 100% di velocità, non ti rallenti. Però di base ho un errore di campionamento. Esiste un altro metodo, che è quello appunto che si chiama profiling, che significa andare a mettere delle specie di breakpoint all'ingresso e all'uscita di ogni funzione, di tutti i metodi. E quindi ogni volta che il programma entra in un metodo, si registra, sono entrato. Ogni volta che il programma esce da un metodo, dice, sono uscito. Di tutti i metodi, di tutte le chiamate. È chiaro che il programma viene rallentato da questa operazione, perché è come se aggiungessi delle istruzioni all'inizio, come prima e ultima istruzione, di tutti i metodi chiamati. Quindi il programma così andrà avanti in modo rallentato. Ma non mi perdo niente a quel punto, perché non c'è più il fatto che io vedo un metodo solamente se sono riuscito a fotografare il programma in quell'istante. Vedo tutte le chiamate. E quindi posso avere un'idea non solo del tempo speso, ma anche del numero di volte che i metodi sono stati chiamati. Allora, proviamo a farlo sul nostro programmino. Non si vede nulla subito, perché lui prima di mostrare qualche cosa deve aver raccolto qualche dato, un po' di dati, tenendo conto che il programma sta andando avanti in modo rallentato, ci vuole un pochino. Poi via via lo aggiorna con una certa tempistica. No? Qui è molto più pesante questa operazione che stiamo facendo adesso. Allora, cosa ci dice? Ci dice cose simili. Che find legal moves sta usando il 78% di tempo e try move sta usando il 18% di tempo. Quindi le percentuali sono leggermente diverse, leggermente o anche tanto, 80-20 rispetto a 60-40, però aspettiamo un attimo che si assesti anche, può anche darsi che l'impatto del profiling sia diverso rispetto, chiaramente sono misure approssimate queste. Ciò che non è approssimato è questa colonna qui. Il numero totale di chiamate di questi metodi nel periodo di osservazione, da quando abbiamo cominciato a guardarlo, non dall'inizio dell'esecuzione, da quando ho cliccato su CPU, questo poveretto try move è stata chiamata, dov'è la virgola, 6 milioni di volte, e quest'altra è stata chiamata anche lei 6 milioni e 600 mila volte. In teoria dovrebbe aggiornarsi da solo ogni 5-10 secondi, però appunto. Allora, proviamo a vedere qual è il problema di queste funzioni. È che sono poco efficienti, questa file legal move mi fa spendere l'80%, adesso si è aggiornato, sono arrivato a 22 milioni, leggo bene, di chiamate. Tu sei lenta, maledetta, un attimo, mi difendo. In 22 milioni di chiamate ci ho messo solamente 15 secondi. Hai voglia di chiamarmi lenta? 15.000 millisecondi, 15 secondi diviso 20 milioni di chiamate, permettimelo, no? Sono un milionesimo di secondo per chiamata. Non chiamarmi lenta. È che mi chiami tu tante volte, non sono io che sono lento. Quindi attenzione, non guardiamo solamente il tempo, la quella funzione lì va ottimizzata. No, non va ottimizzata lei, ci mette un microsecondo a rispondere. Ho ottimizzato il numero di volte che la chiami, devo chiamarla di meno. Non posso rendere lei più veloce. Anzi, mi verrebbe da renderla più lenta in modo che sia più furba e faccia in modo che venga chiamata meno volte, sulla base dei ragionamenti che facevamo prima, no? Più furba, ossia si interrompe prima, riduce il numero di ricorsioni, oppure fa prima le ricorsioni più utili. Vabbè, qui, poveretto, sta andando avanti, la funzione try move è effettivamente molto più veloce della find legal moves. Me lo aspettavo, perché la try move fa solo la ricorsione, non fa lavoro vero. La find legal moves che deve provare l'offset, provare le cose, eccetera. E poi peggio ancora, se andiamo a vedere il numero di chiamate, qui abbiamo uno zero in più, qui stiamo parlando di 200 milioni di chiamate in questi ultimi 3-4 minuti di cui abbiamo cominciato a parlare.
350 milioni di chiamate alla init di cell. Cioè questi sono oggetti creati. Cell, oggetto cell, e viene creato parecchio, no? Per fortuna il costruttore non fa nulla, per cui non spende CPU. Così come anche gli altri svelli, disfree, sono chiamati centinaia di milioni di volte in 5 minuti, quindi nella mezz'ora che ha girato prima, miliardi di volte, questi sono i numeri, miliardi di volte vengono chiamati, ma di fatto il loro contributo in tempo di CPU è non misurabile, no? È più piccolo dell'unità di misura. Qui c'è un errore di misura forte, nel senso che se il tempo che ci mette un metodo ad eseguirsi è confrontabile con la granularità del timer del sistema, tu non lo vedi, fa zero, in realtà non è zero, però viene approssimato a zero. Quindi tutti questi zeri qua non sono tutti zeri, qualcuno sarà ben diverso da zero, ma non li confondiamo. Ma non ci importa, perché sono nella parte bassa, no, della distribuzione. Quello che ci importa è la parte alta della distribuzione. La parte alta della distribuzione ci dice: fai legal moves, se puoi rendilo un pochino più efficiente, e se puoi chiamalo meno volte. Rendere più efficiente vuol dire, che ne so, creare anche meno oggetti cell, perché là dentro ne hanno creati tanti, ne hanno creati 8 per volta, se va bene, come minimo, no? Però vabbè, questo ci dà un'idea di dove andare a intervenire, ma il grosso punto in cui intervenire sono questi numeri, non sono questi, questi 35 secondi, sono questi 600 milioni di chiamate, no, sono 60 milioni, quello qua. Ok? Quindi, quando è uno strumento questo, che ci serve, ci sono dei profiler più evoluti. Questo ha il vantaggio che non rallenta molto l'esecuzione del programma, la rallenta ma non tantissimo. Ci sono altri profiler più evoluti che ti dicono non solamente quanto tempo ho speso in un metodo, ma quanto tempo quel metodo ha speso nei metodi che lui a sua volta ha chiamato. Quindi ti dice ad esempio questa creazione di cell, ok, ne ho create 4, quali sono questi, 400 milioni. 500 milioni, ma chi li ha create? Di questi 500 milioni li ha creati di più tra i move, ne ha creati di più legal move, ne ha creati di più chi? No, questo non me lo dice, questo profiler qua. Altri sì, perché si tengono traccia di maggiori informazioni. Ma comunque, diciamo così, un primo livello di approssimazione quantitativa ce l'abbiamo. Quindi, se vogliamo, consiglio pratico, prima di ottimizzare alcunché dal punto di vista dei tempi, andiamo sempre a guardare cosa succede. Gli strumenti ci sono sempre. Poi stoppiamolo perché poverino sta soffrendo. Questo non ci risolve il nostro problema, nel senso che questi messaggi nella console li ha scritti il profiler che si è agganciato al programma, il programma ha detto oh, qualcuno si è agganciato a me. Non ci risolve per il momento il problema della griglia 8x8. Fino a quando non troveremo dei metodi più furbi, non siamo in grado di risolverlo con questo programma. La 9x9, forse neanche, o magari siamo fortunati, ma direi che da qui in avanti questo nostro approccio puramente ricorsivo ha mostrato i suoi limiti. E vabbè, e questa è un'apertura per il futuro, ci impareremo dei metodi più furbi. Ok, allora, visto che siamo diventati esperti di cavalli, proviamo a vedere, di adattare, no? Vedere un problema diverso, ma tutto sommato che condivide una certa base comune, e con cui potremo anche validare se abbiamo fatto bene i conti, scusate, con la progettazione. Questo è un problema diverso, vediamo se riusciamo a risolverlo senza dover implementare troppe classi diverse. Ma quando abbiamo progettato le classi del tour del cavaliere, non abbiamo minimamente pensato che avremmo dovuto dopo fare questo, l'abbiamo progettato per quello. Adesso si presenta un problema diverso, sempre con una scacchiera. Se siamo stati bravi nella presentazione, dovremmo probabilmente non toccare quasi nulla delle classi esistenti. Se invece non siamo stati bravi, dovremmo rifare dei pezzi, o adattarli, o fare dei copia e incolla delle classi simili, eccetera. Allora, il problema qual è? Il problema è più semplice questo. Lo facciamo quando sono più stanco.
Il problema più semplice è quello che ci richiede di piazzare sempre su una scacchiera n per n n regine, n pezzi degli scacchi che abbiano la capacità di movimento delle regine. Quindi non si tratta più di un pezzo che deve fare il giro, ma se una scacchiera 8x8 ho 8 regine e le devo mettere tutte e 8 sulla scacchiera. Con una regola, nessuna deve mangiare un'altra. Ogni regina deve essere in un posto che non è sotto attacco da nessun'altra regina. Le mostre della regina sono che lei si può muovere di qualunque numero di caselle in verticale, di qualunque numero di caselle in orizzontale o di qualunque numero di caselle in ciascuna delle due diagonali. Questo vuol dire che piazzando una regina, questa regina qui è piazzata bene perché nella sua colonna verticale non ci sono altre regine che la possono mangiare, nella sua riga non ci sono altre regine che la possono mangiare, in questa diagonale non ci sono altre regine che la possono mangiare, in questa diagonale nessuna. E quindi ho piazzate nel disegno 5, messe più o meno così, a buon senso, e le altre due dove le posso mettere? Non so, a me io vedo la prima riga vuota. Potrei metterla qui magari, se la metto qua, vediamo un po', la riga è libera, la colonna è libera, la diagonale è occupata. Non va bene qui. Qui no assolutamente, perché questa la mangia, qui neanche, qui neanche, qui no, perché l'altra la mangia sotto, qui no, e sono già fregato. Nella prima riga non posso mettere, se tutte le caselle sono già sotto attacco, è inutile che vada avanti. Vabbè, potrei provare l'ultima riga, magari questa è libera, no? C'è questa fetente qua sotto sempre, qui, no, qui no, qui no, qui no, qui no, qui no, sono fermo. Queste due non so dove metterle. Non si può, bisogna spostare qualcosa, magari questa qua che ci ha dato particolarmente fastidio. Ma non è detto, qui stiamo andando così a occhio, ma proviamo a farlo in modo sistematico. Allora, questo è un problema diverso, proprio come struttura da quello precedente. Prima era un percorso, un problema di trovare un cammino, trovare un percorso, enumerare, ricorsivamente, tutti i percorsi possibili. Questo invece è un problema di placement, di posizionare elementi secondo certi vincoli. Non ho problemi su scacchiera, però il famoso problema del commesso viaggiatore, che hanno tutte le aziende di logistica, si chiama così, il commesso viaggiatore, che tu hai una certa serie di merci da consegnare, devi consegnarle a tutti i punti di destinazione e devi fare il giro più veloce possibile, è un caso più complicato, ma della stessa struttura del tour del cavaliere, perché fa il giro della scacchiera devo fare il giro delle consegne. Nel caso della scacchiera devo solamente riuscire a fare un giro qualunque, nel caso delle consegne è più difficile perché devo fare il giro più veloce o quello che consuma meno benzina. Quindi è più un problema reale, della stessa natura, ma più complicato. I problemi reali hanno sempre dei vincoli. Il problema di placement ce l'abbiamo sempre, tutte le volte che devi fare allocazione di risorse, costruire orari, timetabling. Hai una serie di elementi da piazzare a cui dargli gli attributi, in questo caso la X e la Y, e una volta che ne hai piazzato uno, questo crea un vincolo, una serie di vincoli su come potrai piazzare quelli successivi. Il giovedì hai messo uno a fare quel lavoro in quella sede dell'azienda, beh, il venerdì mattina non puoi pensare che questa persona sia da un'altra parte, che questa stessa persona sia, no, stia facendo due lavori diversi, o che due persone contemporaneamente devono usare lo stesso macchinario. I vincoli che avvengono nei problemi di schedule e timetabling, quindi sono due istanze dello stesso tipo. In questo caso, il problema è chiaramente astratto, non si è giudicato, si può affrontare anche questo in modo ricorsivo. Allora, per farla relativamente breve, io sono riuscito a trovare una soluzione al problema delle regine un pochino scopiazzando la classe NightMove in una classe QueenMove,
diversa, adesso poi ci ragioniamo insieme, senza toccare né la classe cell né la classe chessboard. Sono riuscito a fare quello che speravo di fare, cioè vuol dire che cell e chessboard sono sufficientemente generiche, ho dovuto fare qualche piccola acrobazia, ma ce l'ho fatta. Quindi di fatto questo quim move ve lo trovate nello stesso progetto Java in cui c'è il night move, sono due classi main diverse che usano entrambe cell e chessboard. Quindi il diagramma delle classi è lo stesso. Ovviamente l'algoritmo è diverso. Cosa fa l'algoritmo? Questo algoritmo in realtà, di nuovo gli stessi metodi, infatti ho fatto copia e incolla e poi l'ho adattato, no? Però ovviamente adattando la ricorsione, vedete che lo schema di ricorsione è molto diverso. Questa è la cosa. Lo schema base mi stupisce quanto sia uguale, quanto sia simile. Vabbè, il livello è più facile, perché io in questo caso il numero di mosse che devo fare non è tante quante sono le caselle, quindi n quadro, ma tante quante sono le regine, quindi solo n. Dopo che ne ho piazzate n mi posso fermare. Quindi il mio albero di profondità è molto più stretto, molto più corto, no? Molto meno profondo. Quindi là c'era scritto get num cells, cioè mi fermo dopo che ho toccato n quattro celle. Qui mi fermo dopo che ho piazzato n regine. Quindi già questo ci fa dire che speriamo un pochino di più come complessità. Ma per il resto ho il mio find legal moves che occupa e libera e fa ricorsione. Qui ho commentato result perché altrimenti mi trovo solo la prima e poi si ferma, no? Un pochino di più. La differenza è che le mosse legali non dipendono più dalla cella precedente, cioè nel cavallo avevo un cammino, no? Quindi quali sono le mosse a partire da questo punto? Con le regine non importa, io piazzo una regina, poi quando devo piazzare quella successiva non mi importa qual è quella che ho piazzato prima e dove l'ho piazzata, mi interessa quali sono quelle piazzate in generale. Quindi vedete che find legal moves ha un parametro in meno, gli devo solamente dire qual è la scacchiera in cui cercare. E poi ho un altro, quindi questa è la ricorsione di base. Domanda, in un determinato passaggio ricorsivo, quante posizioni devo provare? Cioè questo find legal move. Mettiamoci qua. Dov'è? Il PowerPoint. Mettiamoci qua. Sono a metà partita, ho una regina, quindi i livelli di ricorsione superiori hanno piazzato già un certo numero di regine, che non si mangiano tra di loro, se no non sarei arrivato fino a me. Io devo piazzare la prossima e poi ricorsivamente chiedere di piazzare le successive. Ma io che ho questa in mano, in quante celle devo provare a metterla? Mi verrebbe da dire n quadro, meno quelle che sono già occupate. Tutte le celle possibili. E questo è vero. Se ragionassi in modo, diciamo così, senza ragionare troppo, ragionare senza ragionare non sta in piedi, in modo idiota, stavo per dire, ma senza sforzarmi troppo. La prima regina la posiziono in una qualunque del 64 celle. La seconda provo a posizionarla in una qualunque delle 63 celle rimanenti. Questo va bene in astratto, senza che io sappia nulla delle mosse delle regine. Ma io so invece come fanno le regine. Si mangiano per righe, per colonne, per diagonali. Allora, un primo piccolo ragionamento che posso fare e dire, anziché ad ogni passo considerare n quadro mosse, abbiamo visto cosa capitava col cavallo quando ne consideravamo solamente 8, quindi considerare 64 fa male. Anziché considerare n quadro mosse, posso fare una piccola osservazione. La soluzione, qualunque essa sia,
dovrà necessariamente avere una regina per ogni riga. Ed esattamente una, e anche per ogni colonna, per carità. Ma soprattutto per ogni riga. Beh, cominciamo così. Nella prima riga ci deve essere una regina, nella seconda ci deve essere una regina, perché se non ci fosse una regina nella seconda riga, me ne avanzerebbe una e dovrebbe esserci almeno una riga con due regine, visto che ho tante regine quante righe. E una riga con due regine non ci può essere perché sennò si mangiano. Allora, con questa piccola osservazione, cambio il mio schema di ricorsione e dico, aspetta un attimo, allora, la mia ricorsione funziona così. Primo livello di ricorsione, piazziamo la regina sulla prima riga. Secondo livello di ricorsione, piazziamo la regina sulla seconda riga. Terzo livello, regina sulla terza riga. E così via. Scelgo già una struttura della soluzione, non lascio che l'algoritmo provi qui, poi là, poi là, poi là, poi là, eccetera. No, vado così. Perché ho sfruttato quella piccola informazione sulle mostre della regina che mi hanno permesso di dire ogni riga ha esattamente una regina. Quindi baso la mia ricorsione su quell'osservazione. Non è ricorsione pura, ma è ricorsione tenendo conto di qualche proprietà del problema. Non è più furbo di prima, ho imparato la lezione un pochino, no? Prima di mettermi lì da codice e bruciare CPU, pensiamo un attimo se posso semplificare il mio albero di ricorsione. Quindi avrò un albero di 8 livelli, ovviamente, perché 8 sono le regine che devo piazzare, ma in ciascun livello ho solamente 8 scelte, cioè le 8 caselle in cui la regina si può mettere. Della riga successiva. Quindi prima iterazione, prima riga, secondo livello ricorsivo, dato una regina piazzata sulla prima riga, vado a vedere quali sono le posizioni della seconda riga nelle quali è possibile mettere. E questo lo vedo qua, perché adesso qui non sono stato particolarmente fortunato con i nomi delle variabili. Questo level lo uso come numero di riga. Quindi a livello 1 dovrò piazzare, a livello 1 c'è la prima regina, dovrò piazzare la regina nella riga 0, tra questo c'è questo level meno 1 che è un po' antiestetico, ma mi è saltato fuori così. A livello 2, la seconda regina che piazzo, la piazzerò nella riga 1. E vedete che nelle legal moves vanno a provare tutte le colonne, ma di quella riga lì fissa. O sono passato da una branching, da un'apertura dell'albero di n quadro possibilità, solamente n, vincolando le righe. È uno dei tanti modi in cui posso semplificare questo problema. E poi cosa faccio? Quando è che una mossa è legale? È una mossa di una certa riga, riga fissa e colonna di cui le sto provando tutte, è legale se rispetto a quella board B la cella D che sto provando è su una colonna libera. Sulla riga lo è per costruzione, non devo andare a vedere la stessa riga, lo sto facendo per costruzione, non è possibile che ce ne sia un'altra sulla stessa riga. Però sulla colonna non lo so, devo provare, devo guardare se la colonna che sto per considerare è libera. E poi anche le diagonali sono libere. E nel caso in cui sia libera sia la colonna che la diagonale, è una mossa possibile da valutare. Quindi lo schema di ricorsione è lo stesso, tengo traccia del livello e lo uso sia per tener conto del numero di regine che ho già piazzato, sia per dedurre, in base al numero di regine che sto per piazzare, in quale riga la voglio piazzare, questo è il passo intelligente di questo esercizio, e per il resto devo implementare free column che prende una cella e va a vedere tutte le altre celle sulla stessa riga e colonne diverse, se sono occupate o no, e le diagonali, che è una cosa un pochino più pallosa, perché devo andare a vedere nelle quattro direzioni possibili. Mi accorgo adesso, mentre ve lo sto spiegando, che in realtà andare a guardare verso il basso non serve a niente, perché le regine che ho piazzato sono tutte sopra. Sto andando giù. Quindi questa va bene in generale, ma quando guarda verso il basso, quando il numero di riga viene incrementato, non troverà mai nulla per costruzione, quindi potrei buttare via metà di questo metodo qua. Mi accorgo adesso. Ma vabbè, a parte questo codice che è molto antipatico da scrivere, tutte le volte che devi navigare una matrice, soprattutto in diagonale, è antipatico, ma sono di nuovo i metodi più di basso livello. E questo tendenzialmente funziona
Questo l'ho fatto con una matrice da 5, se non sbaglio. E quindi trova un certo numero di soluzioni. Scusate, una differenza rispetto a prima è che la cella di partenza le prova tutte 8 le colonne di partenza, anziché il cavallo che provavamo solo da una casella. Quindi il main, diciamo così, chiama 8 volte la procedura ricorsiva, ma non cambia nulla, è un livello di chiamate in più. E qua vediamo tutte le soluzioni di 5 regine. Vedete come sono messe, nessuna mangia l'altra. E se la scacchiera fosse da 8, vediamo se siamo più fortunati con questo problema. Ma direi di sì, terminate, vuol dire che la trovate tutte addirittura, e ce ne ha spadellate un certo numero. Tutte combinazioni legali delle regine. Chiaramente, per come è fatto il programma, prima troverà quelle in cui la regina 1 è in colonna 1 e poi tutte le altre. Poi la regina 1 è in colonna 2, trova altre combinazioni, ma c'è sempre una regina per ogni riga e non mangia le altre. Ok? E qui abbiamo cambiato poche righe, tutto sommato, eh? Questo schema qua è praticamente lo stesso, tranne l'osservazione sulla riga, e cambiano le mosse legali. Lo schema di ricorsione è in buona misura inalterato. Allora, io quello che vi lascerei, come, oltre al fatto di provare a giocare, magari a implementare giochini di questo genere, un suggerimento di un problema analogo a questi, su cui provare a giocare, non legato questa volta agli scacchi, quindi qualche cosa ci sarà da modificare rispetto anche alle classi base. Tanto per provare da zero a ragionarci, poi lo risolviamo insieme la settimana prossima, però sempre basato su griglie. No? Il problema, come l'ha chiamato Giovanni, è il castello incantato. Credo di sì. Si chiama castello incantato questo problemino che ha, di cui discutevamo l'altro giorno. Mi pare di sì, non mi ricordo, eh. Mi riservo di cambiare il nome se non è quello giusto. Data, allora, si consideri una griglia n per n in cui ciascuna cella contenga un numero intero positivo, punto. Ok? E un cavaliere si trova nell'angolo in alto a sinistra e deve raggiungere la principessa che si trova nell'angolo in basso a destra. Ok? Il cavaliere si può spostare di una casella per volta in una delle quattro direzioni cardinali possibili. Poi, se volete aggiungersi anche le diagonali, è un problema diverso, ma per ora partiamo da alto, basso, sinistra, destra di una casella per volta. Ogni volta che tocca una casella, il cavaliere raccoglie il tesoro corrispondente al numero presente nella casella. Il cavaliere riuscirà a sposare la principessa, è una principessa? Solo se riuscirà a raggiungerla con un tesoro pari esattamente al valore x.
al valore, che è un numero intero, definito, costante, definita all'inizio. Quindi io devo non solo raggiungere la principessa, ma trovare la strada che mi permette di toccare una serie di caselle la cui somma sia uguale a un obiettivo impreciso. 1000. 299 mi manda via, 1001 mi manda via. Ok? Si può pensare che questa griglia contenga dei numeri generati casualmente, magari numeri piccoli, 1, 2, 3, 4, per non complicarci troppo la vita, e mettere un obiettivo che sia tipo 2n o 3n con un numero di questo genere qua, in modo che, tanto per avere un'idea, no? Pensiamo che le caselle contengano 1 oppure 2 oppure 3, se la griglia è 8x8 voglio raggiungere, lo faccio in 16 mosse, un percorso più breve, quindi 16x2, 16x3, 32 su 40 che potrebbe essere un punteggio, tanto per metterci, per immaginare dei numeri che diano dei risultati con un senso. Quindi il cavaliere potrà trovare un percorso che non è detto che sia quello più piccolo, più breve, perché quello più breve è facile, perché fa zigzag la scaletta lungo la diagonale, ma quello che gli permette di raccogliere esattamente quei punti. Quindi evitare, se ne ha già troppi, evitare, se ne ha pochi, non so. Tutti i percorsi sono possibili. Poi ci sono n.000 varianti, potete decidere che può oppure non può passare due volte dalla stessa casella. È più facile se diciamo che non può passare due volte dalla stessa casella, perché altrimenti la ricorsione dovrebbe proteggersi contro dei cicli infiniti in cui io ripasso, faccio lo stesso giro per sempre, e ricorsivamente tenderei a generarli. Quindi se diciamo che non può passare due volte dalla stessa casella, siamo più tranquilli sull'albero di ricorsione. Un problema molto diverso, sempre un problema di cammino, un cammino questa volta libero, quello che vuole, ma vincolato da un obiettivo. Questo obiettivo mi permette eventualmente anche lì di potare, perché se la somma dei tesori che ho raccolto già, sono solo a metà strada, ho già raccolto il tesoro completo, mi fermo. Devo cambiare percorso perché quello lì mi dà un punteggio troppo alto. Quindi tengo sotto controllo la somma dei tesori che ho finora e la uso eventualmente per potare. Pensateci, direi, provateci, così la settimana prossima vediamo insieme una soluzione possibile.